Allora, inizio con la presentazione del presidente, Gaetano Lupo, senti giù. Da quest'anno un vicepresidente nuovo che ci ha sempre aiutato, comunque Guido Gagliano. Il direttore generale, Michele Gagliardo. All'ASP, sì, ha acquistato qualche grado, senza portafoglio, DG senza portafoglio. Ahimè, direttore sportivo, non c'è mai nessuno che mi presenta, Emanuele Panizzi. Grande Emanuele Panizzi. Dirigente fisioterapista, ha un compito arduo anche lui, Vincenzo Terranova. Segretario, uno dei più pazzi, Ivan Mauceri. Aggiungo il presidente anche capoltrano. Squalifiche nella storia della Roma Volley. Andiamo con uno che gli somiglia un po', altro dirigente. Anche Marcello Pagano, che non è qui perché suonava Gagliano, lui suona con la banda Alessandro Vessella. Poi fotografo e grafico, Mario Millauro, lascia per un attimo la parola. Andiamo allo staff tecnico, il sempreverde, da 40 anni fa pallavolo, se non di più, dove sei? Vieni qui, Antonio Millauro. Ha iniziato l'anno scorso con la prima divisione, quest'anno cura anche il settore giovanile e il secondo della prima squadra, Marco Provitina. E poi allenatore e giocatore dall'anno scorso e ci ha portati in B2, quest'anno vedremo, lui vuole portarci in B1 ma dobbiamo stare coi piedi per terra, Adriano Balsamo. Vi chiedo di fare un attimo di spazio, anche perché molti di voi raggiungono un peso. Sì. Iniziamo così, i mister possono restare. Allora, i giocatori, i centrali, molti made in Agira, Peppe Millauro. Giovanni Gagliano. Poi uno dei neoacquisti che ha anche alle spalle, tra l'altro, diverse promozioni in B1 e una in Serie A2, da Catania, Robertino Arena. I posti 4, un altro beniamino di casa, Alessio Capuano. Protagonista di due promozioni, una dalla D alla C e l'altra dalla C alla B2 con la maglia biancorossa della Roca Volley Agira. Ne vuoi fare un'altra, Ale? Sì, sì. Salvo Giuffrida, grande umiltà. Seconda stagione per lui con la Roca Volley Agira. E poi due, oserei definirli dei più grandi giovani talenti siciliani della pallavolo regionale, così. Allora, hanno voluto sposare il nostro progetto quest'anno, Francesco Bricopo. E poi la ciliegina sulla torta, il cartellino è quasi nostro, lo prenderemo in prestito tra qualche ora, ma è già qui, ha passato le visite mediche, sta bene, Claudio Buonaccorsi. Tra l'altro
se volete lo trovate presso anche al Sicilia Outlet Village, questa è una pubblicità, perché lavorerà lì, e tra l'altro lo possiamo dire, Claudio, ufficiale a dorso nudo. Andiamo all'opposto, lui ha il compito di fare punti, lo sa, se non fa almeno 30 punti a partita va via subito, viene dalla Basilicata, simpaticissimo, Mancino, Nicola Salerno. I liberi, l'anima della squadra e direi l'anima anche della società ormai da diversi anni, sta cadendo anche in depressione perché è andata via la ragazza, Rosario Gagliano. E poi il libero, secondo libero, giovanissimo, Giovanni Lupo. Palleggiatore, vieni qui, altro talento emergente del vivaio, Salvatore Villauro. Non abbiamo finito perché l'allenatore e giocatore che è anche palleggiatore, Adriano Balsamo, ve lo abbiamo presentato, ma manca colui che è la chioccia della squadra, colui che ieri sera ci ha fatto divertire perché ha compiuto 40 anni, colui che sarà quest'anno il capitano della Roca Volle e Gira, Dario Insaverina. C'è la canzone, Happy Birthday to You, ce l'abbiamo? No? Ce l'abbiamo. Allora, facciamo le foto di rito e poi facciamo parlare qualcuno. Facciamo le foto di rito. C'è Francesco? Sì, fate la foto, poi parliamo. Io nel frattempo volevo ringraziare anche i tifosi, c'è il gruppo Ultras, loro sono sempre presenti non soltanto alle partite ma anche, come vedete, a tutte le manifestazioni organizzate dalla Roca Volle Gira e dalla DP Argirium. Sono il settimo uomo in campo per la pallavolo e il sesto per il calcetto. Grazie ragazzi, state sempre con noi, vicini allo sport. Niente, io volevo dire che quest'anno sarà un'annata molto impegnativa, noi ci vede impegnati in un campionato di serie B2, un campionato nazionale, anche se abbiamo, diciamo, molte trasferte in Sicilia, ma alcune trasferte saranno in Calabria, nella regione Calabria. Io guardavo questo apparecchietto, dono appunto del Circo degli Operai, questo apparecchietto è una scatolina piccolina, però una scatolina che ha un valore sia economico appunto, ma sia soprattutto a livello di, come posso dire, di salute abbastanza importante. È un salvavita, è un apparecchio molto, molto importante. Volevo ringraziare tra l'altro Emanuele Parisi per questa serata, perché giustamente tu sei il direttore sportivo, nessuno di solito ti cita, ma è quello che ha costruito questa squadra quest'anno. Mi volevo ricollegare al discorso che faceva poco fa Di Gaudio, quello dello sport e dei ragazzini che praticano qualsiasi sport. Lo sport oggi è inserito anche, come posso dire, nel piano terapeutico nazionale, come cura per determinate patologie, qualsiasi sport. Qua stiamo parlando di calcio a 5, stiamo parlando di pallavolo, ma qualsiasi sport che ognuno fa nei limiti delle proprie possibilità è considerato come una cura, come un rimedio terapeutico per determinate patologie. E allora noi qua ci ritroviamo in una comunità, come posso dire, piccola, a volte direi anche isolata, fra qualche giorno sarebbe isolata perché le strade, diciamo, presentano qualche piccolo buchetto, qualche piccola frana. Ed ecco, io invitavo tutti coloro che hanno i loro figli ad invogliarli a frequentare palestre, piscine, società, qualsiasi associazione che faccia dello sport. Lo sport aiuta anche a prevenire quelle che sono le devianze sociali. Oggi lo vediamo, ci sono molte devianze sociali, la droga, la prostituzione,
sono tutte cose che portano a, come posso dire, a infarcidire la società di oggi. Per cui lo sport rappresenta, oltre diciamo, a rappresentare un bene per la salute, rappresenta anche un bene per la nostra società, per la società civile e per la crescita di Egina, della comunità siciliana e della comunità italiana. Grazie. Grazie al direttore generale Michele Gagliardo. Io volevo menzionare, perché è doveroso, anzi fatti conoscere, la nostra refertista ufficiale che è Maria Grazia Calì. Vieni qui, vieni qui. Dopodiché, prima di chiudere con la cerimonia di consegna del defibrillatore, avete deciso chi parla? Ciccio. Ok, allenatore e giocatore Adriano Balsamo, parla lui per tutti. Lui non si tira mai indietro. Buonasera a tutti. Il presidente Litteri e tutto il circolo per lo splendido gesto che hanno fatto, perché è diventato obbligatorio giustamente il defibrillatore, però a prescindere è stato un gesto bellissimo perché permette la sicurezza di tanti bambini, la sicurezza di tanti giocatori, comunque anche del pubblico che dovesse esserci un problema durante le sorgenti della partita. Sicuramente avremo una grossa mano d'aiuto, speriamo giustamente di non utilizzarlo in futuro. Posso parlare a nome della scuola, ma i ragazzi ci stiamo andando bene, c'è una bella mentalità, c'è un bel gruppo, è una cosa che ho detto immediatamente, perché avendo avuto la fortuna di fare tanti anni fuori, venire in una realtà come Agira, conosce tante brave persone, tanti bravi ragazzi che creano immediatamente un grande spogliatoio, un certo livello di unità che tante volte, tante altre realtà italiane, non è facile trovare, perché si ha la fortuna di avere tanti amici che si conosce da tanto tempo, i ragazzi di fuori, diciamo così, noi siamo gli estranei del vostro paesino, ci siamo integrati bene grazie a voi. E ripeto, si può fare qualcosa di molto bello. Ci tengo a dire che la nostra arma in più l'anno scorso è stato il grande tifo a Girino, ne sono pienamente convinto, perché cioè, i playoff li abbiamo fatti con 500-600 persone, non sapevano neanche più dove metterli, però per gli avversari venire nella nostra bolgia è veramente complicato. Io spero che quest'anno ci sia ancora più gente e magari possiamo fare qualcosa di bello. Grazie.